Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Claudio Antonacci, mi occupo della direzione marketing di Reda Bissi. Siamo un'azienda tech che ha fatto una piattaforma. Abbiamo una piattaforma nel mercato che viene definita di social publishing, quindi ci occupiamo di pubblicare dei contenuti social. Perché è molto interessante in questo mercato? Noi non abbiamo un mercato di riferimento, quindi abbiamo individuato un problema, abbiamo individuato una necessità che sul mercato trade esiste in qualsiasi tipologia di attività. Noi andiamo dalle caldaie, da Vaillant a Maserati a Costa Crociere, cioè non esiste un mercato in cui il brand non senta la necessità di aiutare i propri punti vendita. Gestiamo nella piattaforma più o meno 18.000 pagine, abbiamo 38.000 follower, quindi diciamo che è ormai da 7-8 anni che siamo in piattaforma e la piattaforma è una piattaforma solida. Noi siamo partner Meta, siamo partner Google, eccetera. In soldoni di cosa ci occupiamo noi? Noi ci occupiamo di togliere le castagne dal fuoco per i brand. Se voi chiedete a qualsiasi marketing manager, qualsiasi direttore commerciale, direttore trade, qual è la rottura di scatole più grossa che ha, e sicuramente lo richiede ai suoi punti vendita, la rottura di scatole è fare la comunicazione social sui punti vendita, dare contenuti ai punti vendita, fare in modo che quei punti vendita pubblichino per bene i contenuti del brand. Noi abbiamo fatto in modo che questa trafila dei contenuti sia un pochino più accelerata. Oggi provo a raccontarvi, come diceva Alessandra prima, un pochino il percorso che c'è dietro questa piattaforma, l'idea di business che c'è dietro questa piattaforma. Tutto quello che abbiamo innestato in questa piattaforma ha la possibilità di essere facile. Noi sappiamo che il trade è un mercato complesso che ha 1 milione di cose da fare, 1 milione di piattaforme. Abbiamo fatto in modo invece che quello che vedete oggi sia molto facile. Provo a raccontarvi due grandi mercati che sono sempre esistiti all'interno della comunicazione social. Il primo mercato è quello dei punti vendita, è quello del trade. I punti vendita sono sul mercato da 1000 anni e hanno bisogno di una mano a fare comunicazione. Il secondo mercato che è arrivato su questo posizionamento è il social media. Quindi sono quei dannati canali social, Facebook, Instagram, LinkedIn, qualsiasi tipo di canale vi venga in mente. Vi do un po' di dimensionamenti. In Italia ci sono circa 375.000 punti vendita e siamo 59 milioni, di cui il 75% della popolazione italiana ha un social. Quindi è un mercato sfondato oggi, un mercato fortissimo in cui non ci si può esimere dall'esserci. Facciamo un passo indietro. Cosa accadeva prima dell'avvento dei social media? Qual era la grande realtà? I brand costruivano una comunicazione, facevano attività di comunicazione, cercavano di portarsi a casa più punti vendita possibile, cercavano di arrivare ad avere un trade composto, adeguato al proprio canale di vendita, cercando anche di aumentare quella che era la sua popolarità. La sfida per questi brand era quella di essere più attrattivo possibile. Oggi in realtà tutti i brand che ci sono all'interno del salone cercano di portarsi a casa più rivenditori possibili, fare in modo che i rivenditori li trovino interessanti e vendano il loro prodotto. Il trade, cioè i punti vendita oggi, hanno una delle sfighe più grandi del mondo, la concorrenza. Quindi si ritrovano a 100 metri di distanza un concorrente che al 90% probabilmente vende gli stessi prodotti. Quindi anche per loro c'era la necessità di innovarsi, di cercare delle strategie nuove. L'opportunità per i brand era quella di renderli più felici possibili, quindi cercare di aiutarli, cercare di farli vendere di più, cercarli di dare qualsiasi cosa. Questo perché, non perché sono una Ollus. Il brand lo fa perché più vende il punto vendita, più ovviamente riordinerà all'interno della mia azienda. Quindi di fatto sono molto orientati a cercare di fare un'attività, a cercare di rendere il trade prioritario. Il brand aveva già creato tutti i materiali di comunicazione per la propria popolarità, per la propria comunicazione. Quindi quello che faceva era ovviamente rendersi popolare agli occhi del consumatore finale. Quindi per tenere ingaggiato il proprio punto vendita,
gli dà tutto, gli dà il cartello vetrina, gli dà la brochure, gli dà il materiale da inserire all'interno della vetrina fisica, fa un sacco di attività per cercare di tenere la comunicazione sua centrale allineata con la comunicazione del punto vendita. Questo ovviamente sia a fronte di aiutare quel punto vendita, sia a fronte di rendersi più attrattivo verso tutti i possibili rivenditori. Il brand inizia a creare degli store locator, perché se non vende in maniera prioritaria lui, molto spesso vende attraverso i rivenditori. Quindi cerca di aiutare quel pubblico finale a trovare i suoi rivenditori per farli vendere di più. Noi negli anni abbiamo visto che i brand hanno dato qualsiasi cosa ai punti vendita, il materiale, vetrina, gli hanno messo a disposizione visual merchandising per arredare la vetrina, hanno fatto qualsiasi attività per fare in modo che questi punti vendita vendano. Arrivano i social media, quindi arrivano una nuova vetrina digitale, un grande mostro. I primi a buttarsi all'interno di questa vetrina digitale sono i brand. I brand iniziano a lavorare sui social media, iniziano a fare attività di comunicazione, iniziano ad avere una presenza molto forte, creano quelle dannate community da 200.000, 300.000 follower, quindi fanno un pochino di massa. Come sempre e come prima, lo fanno sempre a favore dei propri punti vendita. Il trade, il punto vendita, inizia a vedere che in questi canali del brand c'è un'attività molto interessante di comunicazione, c'è un'attività molto forte, c'è un'attività che attrae tantissimo il loro occhio, che è l'attività commerciale. Non so se vi è capitato, se chi di voi è marketing manager, brand manager, social media manager, non so se vi è capitato di vedere nei post del brand i commenti di qualche rivenditore che scrive: "Oh, anch'io questo prodotto, vieni a trovarmi in via tal dei tali". Quel tipo di attività è un'attività di merda, non so se si può dire, un'attività bruttina, ma è un'attività molto forte a livello commerciale. Cioè quel rivenditore ha individuato in quel canale un'attività molto forte a livello commerciale. Guardate, uno dei settori anche che frequentiamo è il farmaceutico. All'interno delle farmacie tutti scrivono sulla pagina di Facebook per andare a prendere un prodotto, uguale in qualsiasi settore. In quel canale i rivenditori, il trade, vedono un'attività di business. Loro non fanno comunicazione per awareness, per celebrità, come la faceva il brand. Loro fanno comunicazione perché hanno bisogno di vendere di più su quel canale. Il brand si apre a questo pubblico sempre più forte, fa un'ottima comunicazione social, espande questa vetrina e cerca ovviamente di capire cosa può fare anche per i punti vendita. Il brand fa questa influenza per loro. Molto spesso la comunicazione social del brand è già B2C, è già a favore del cliente finale. Sulle pagine centrali, anche se io non ho un e-commerce, faccio comunicazione direttamente per i clienti dei miei punti vendita. Voi lo vedete benissimo anche con le ricondivisioni Facebook e Instagram, l'attività di comunicazione social. Quel tipo di comunicazione è già orientata al mio cliente finale. Ovviamente l'opportunità, come accadeva sul negozio fisico, sulla vetrina fisica, è sempre la stessa, è quella di cercare un aiuto da parte del mio brand. Il mio brand mi dà il prodotto, mi dava il cartello vetrina, mi dà l'espositore, mi dà le brochure per vendere di più, mi fa i corsi commerciali. A chi chiederò comunicazione social in questo momento? Da chi andrò per dire: "Senti, ma tu che hai già una comunicazione digitale, hai già una comunicazione social forte, perché non mi dai una mano a fare comunicazione?" Lo chiederò al mio brand. Quindi chiedo al brand di essere aiutato a fare comunicazione social. Il brand ovviamente in questo contesto ha le stesse ragioni che aveva nella vetrina fisica di prima. Quindi se io ti aiutavo nella vetrina fisica, se io facevo comunicazione insieme a te in quella vetrina fisica, perché non dovrei farlo all'interno della vetrina digitale? Cioè ho bisogno di te anche in questa vetrina, tanto più che tu sei fortissimo all'interno di questa vetrina, tanto più che tu fai comunicazione già nella tua vetrina base di comunicazione. Quindi i punti vendita chiamano i marketing manager, i trade manager, gli chiedono una mano nel fare comunicazione. Dall'altra parte i direttori commerciali bussano al reparto marketing, gli dico: "C'è il negozio di Claudio che ha bisogno di comunicazione, gli date una mano?"
tutti rispondono certo, ok, non c'è nessun problema, lo facciamo noi, figurati, abbiamo già la comunicazione. Immaginate una rete vendita anche solo di 50 rivenditori che si trova a ricevere questo tipo di richieste. E il panico. Dall'altra parte i brand cercano di dare una mano a livello di comunicazione, ma si ritrovano spiazzati, perché questa vetrina social è una vetrina velocissima, è una vetrina fortissima, in cui loro fanno un sacco di errori. Quindi cercano di dare una mano al proprio trade, ma fanno fatica a dare una mano al trade, perché non riescono a stare dietro a quello che è la comunicazione digitale. Gli obiettivi sono esattamente gli stessi obiettivi che avevano sulla vetrina fisica, cioè loro puntano attraverso il punto vendita a raggiungere un pubblico di prossimità. Per loro il pubblico del punto vendita, i 100 follower del punto vendita di Claudio, sono molto più importanti dei 1000, 2000, 3000 follower che ho sulla pagina centrale, perché quel pubblico è molto più forte. Questo pubblico esiste già, i punti vendita già ce lo sono ricavati, e in quel pubblico c'è molta più fiducia. Quindi il follower, uso Facebook come esempio, il follower di Facebook del punto vendita di prossimità è andato a comprare in quel punto vendita, probabilmente un compratore, un ex compratore, magari compra la concorrenza all'interno di quel punto vendita. Per il brand arrivare ad avere una comunicazione forte su quel punto vendita è fondamentale. I trade manager, i marketing manager oggi lavorano con quest'ottica in maniera molto più forte. Che cosa deve evitare il brand? Deve evitare che il punto vendita sia un po' creativo. Molto spesso noi arriviamo dai brand in cui già cercano di dargli una mano a fare comunicazione, gli hanno messo del materiale su Google Drive, su Dropbox, gli hanno messo del materiale su qualsiasi piattaforma. Quando poi vanno a vedere come viene utilizzato sui social è un po' diverso, quel materiale è un po' di loro, fanno altro nella vita, quindi di fatto è normale che sia un po' diverso, quindi è un pochino più faticoso accedere a quel materiale. Devono evitare che all'interno di quel punto vendita siano altri prodotti a essere promozionati. Io ho bisogno come brand manager di fare in modo che i punti vendita abbiano molto in testa il mio prodotto quando qualcuno viene ad affacciarsi alla loro vetrina. Uno degli ultimi rischi che hanno è che nel 90% dei casi il brand ha anche un e-commerce. L'e-commerce viene visto dai punti vendita come un nemico. Quindi è il brand che mi vende il prodotto o servizio, ma è lo stesso brand che vende anche per conto suo. Come faccio a mitigare questa cosa? Cerco di dare più cose possibili ai miei punti vendita. La comunicazione è diventata questo tipo di arma, cioè oltre a darti il prodotto e tutta l'assistenza, lo storrocheto, cercare di far vendere te le provvigioni sulla regione, ti do anche la mia stessa comunicazione social, cioè ti metto a disposizione la mia stessa comunicazione social. Perché noi siamo diventati forti negli ultimi anni? Perché abbiamo fatto in modo che questo flusso di comunicazione fosse semplice, cioè il brand posiziona un contenuto in una piattaforma che, al netto di qualsiasi modifica del singolo punto vendita, finirà sui social in maniera automatica, senza che il punto vendita debba fare nulla. Per questo diventa molto forte la piattaforma, perché loro non si devono assumere nessuna fatica. Se vogliono fare delle cose potranno farle, ma se non le vogliono fare, all'interno di quella pagina Facebook e Instagram a livello di canali, quel post finisce in automatico e finisce esattamente come se fosse un post pubblicato dalla singola pagina. Quindi il follower del negozio di Claudio non ha nessuna percezione che dietro ci sia un brand, che dietro ci sia una piattaforma, è un post totalmente naturale. Quel pubblico per loro è importante. Dopo vi ho messo delle slide in cui vi faccio vedere qualche dato, perché è un pubblico che è molto più profilato rispetto al pubblico centrale. Noi abbiamo visto negli anni spostare immensi budget. Una volta, o ancora oggi, capita che molti brand facciano comunicazione sulle pagine centrali a favore dei rivenditori. Metto un post su Facebook sul Nord Italia perché ho molti rivenditori nel Nord Italia e cerco di aiutarli a fare awareness su quel mercato in modo da essere più venduto all'interno di quell'attività.
oggi con un'attività di comunicazione così lineare io riesco a fare lo stesso tipo di campagna marketing ma direttamente sui miei punti vendita del Nord Italia. Quindi ho spostato l'attività dalla mia pagina centrale ai miei punti vendita. Immaginate che prima in realtà il follower doveva capire la pagina, dover essere interessato, andare sul sito, andare sullo store locator e trovare il negozio di fiducia. In questo caso invece con la piattaforma riuscite un pochino a agevolare questo flusso di vendita all'interno del punto vendita, oltre a rendere molto felice il punto vendita, perché gli state dando una comunicazione molto forte e molto profilata all'interno del mercato. Vi faccio vedere un po' di dati molto belli per farvi capire le potenzialità che si hanno in piattaforma. Questi sono clienti reali di cui non ho potuto mettere ovviamente il logo. Questo è il settore Brico, quindi settore di fiera. Abbiamo un brand che ha 20.000 follower sulla sua pagina centrale, quindi il suo bacino di utenza è 20.000 follower. Ha collegato in piattaforma i suoi 50 rivenditori top, cioè lui ha scelto di dare la comunicazione social a un bacino ristretto. Loro hanno più o meno 400-500 punti vendita nel mercato italiano, hanno scelto ad oggi di includere solo i primi 40 rivenditori, i 50 rivenditori top. Il suo pubblico che ha all'interno della piattaforma è quel numero là, 225.000 follower. Chi sono quei 225.000 follower? Sono la somma di 800 follower della ferramenta di Claudio, 1000 di Alessandra, 2000 di Riccardo. Sono la somma dei follower dei suoi punti vendita a cui lui riesce a accedere dando comunicazione. In un anno ha offerto a tutti i punti vendita 10.000 post e con questi 10.000 post ha ottenuto 1 milione di visualizzazioni. Quindi immaginate quanto è forte l'effetto moltiplicatore all'interno di questa piattaforma, facendo in modo che il rivenditore non debba fare ricondivisioni, non debba accedere, fare click. Quei post sono naturali del rivenditore. Per questo lui è molto facilitato nell'accettare questo tipo di comunicazione. È un po' come accadeva nella vetrina fisica che vi raccontavo all'inizio. Io ti do il cartello vetrina e poi sei tu rivenditore a decidere dove piazzarlo, se piazzarlo, come metterlo. Funziona nello stesso modo, quindi io ti do il post, te lo metto in una piattaforma, se vuoi fare delle cose le puoi fare, se non le vuoi fare quel post uscirà esattamente come se fosse tuo. Quindi un post è un regalo molto forte all'interno del mercato di comunicazione. Vi faccio vedere un po' di altri settori. Settore ottica. Loro hanno collegato sul mercato italiano, noi abbiamo questa piattaforma in tutto il mondo, quello che vedete qua è il mercato italiano. Lui ha collegato in Italia 1800 ottici, gli ottici sono un pochino più sfigati sui social, e hanno a disposizione però, a fronte di 22.000 follower sulla pagina centrale, 1.700.000 follower all'interno del loro mercato. Ha fatto 88.000 post in un anno. Loro tra l'altro è un brand che sponsorizza anche, perché all'interno della piattaforma noi diamo la possibilità anche di inserire dell'advertising. Quindi immaginate che per chi si occupa di social, esattamente come si pubblica un post organico su 40, 100, 1000 pagine, si ha la possibilità di farlo anche in advertising localizzato attorno al punto vendita. Molti brand arrivano da noi e ci dicono: come faccio a dire che faccio drive to store in questo modo? Come faccio a portare dei clienti direttamente nel mio punto vendita passando dal punto vendita? Facendo dell'advertising attorno al punto vendita ed esattamente come se uscisse dalla pagina. La parte interessante sono le reazioni. Loro hanno avuto 59.000 reazioni, quindi dei numeri incredibili. L'ultimo settore che vi faccio vedere è che è fortissimo, questo è un brand che lavora nella prima infanzia, lavora già bene a livello di pagina centrale, ha quasi 200.000 follower nella pagina Facebook centrale, con la piattaforma, collegando solo 450 pagine, riesce ad avere un pubblico complessivo di 1 milione di follower. Qual è stato però per loro il valore più importante? Loro vivono in un mondo di concorrenza con gli altri brand, cioè il mio rivenditore vende Chicco, come vende Inglesina, come vende Cybex, come vende Dorelfo, Papedretti, vende tutti questi altri brand. Io ho bisogno, come Inglesina, come Chicco, come brand, di dare una mano al mio punto vendita e fare in modo che lui
mi veda più bello degli altri. Cioè, oltre a dargli il prodotto, loro avevano la necessità di dargli qualcosa che li tenesse molto più attivi a livello di comunicazione. Con la piattaforma hanno fatto in modo che il ricordo del brand, nel momento proprio dell'attività anche di vendita del singolo punto vendita, sia molto forte. Perché se io ti pubblico 2 post a settimana all'interno della pagina Facebook e Instagram e tutto il resto, quando arriverà un cliente da te, dietro quella vendita molto spesso rimane un ricordo di proposizione del prodotto. Loro hanno fatto in modo che questo tipo di attività venisse marcata con la piattaforma di comunicazione social, quindi hanno fatto in modo di essere molto ricordati all'interno del mercato di comunicazione. Hanno pubblicato in un anno 18.000 post, hanno ottenuto dal pubblico finale 858.000 visite alle pagine social dei loro punti vendita. Anche loro utilizzano l'advertising, loro per esempio hanno 2 canali, hanno Facebook e Instagram, quindi di fatto sono diventati differenzianti sul mercato. La sfida oggi per i brand è essere all'altezza dei loro clienti, come era prima. Il punto vendita vi chiederà ai brand sempre di più all'interno del mercato di comunicazione. La sfiga, dimmi tutto. È un post pubblicato per n punti vendita. Essendo, cioè, mi ha fatto una domanda, nel senso, quando c'è questo numero qua, 18.000 post, vuol dire che se io ho 1.000 punti vendita e pubblico un post, faccio 1.000 post, quindi è l'effetto moltiplicatore. È un effetto moltiplicatore perché quel post, ci tenevo, è esattamente naturale, quindi è un post che esce su tutte le pagine in maniera naturale, quindi i follower non hanno percezione, come vi dicevo prima, quindi è un post totale, va conteggiato uno, ma perché realmente va conteggiato uno. Abbiamo avuto un brand nella prima infanzia che ha fatto anche ricondivisione, cioè è possibile anche automatizzare dalla piattaforma una ricondivisione della pagina centrale. Faccio un esempio: ho un post che mi esce sulla pagina centrale, devo farlo ricondividere da tutti i miei punti vendita, posso farlo con la piattaforma. È un pochino più difficile, nel senso è un pochino meno sentito bello dai punti vendita, ti dico la verità, però si può fare. Io preferisco quando in realtà gli danno il post e lo mettono su tutti i punti vendita in contemporanea, tanto poi il risultato è lo stesso perché quel post è logato con il logo del brand, quindi comunque come brand ti porti a casa lo stesso quella celebrità. Grazie. Vi dicevo che quindi in realtà per i brand la forza è un po' quello di rispettare quello che hanno fatto in passato, esattamente come io gli davo una mano nella vetrina fisica. Oggi non posso non dargli una mano nella vetrina digitale, non posso esimermi da dargli una mano perché loro vendono il mio prodotto e i primi da cui verranno a chiedere aiuto sono sempre i brand per vendere di più quel prodotto, soprattutto perché vedono i brand come forti sul mercato digitale. L'opportunità è la stessa di prima: influenzare il mercato e far vendere molto di più i punti vendita a favore di quello che venderà poi il brand a loro. Quindi di fatto loro hanno bisogno di voi per fare comunicazione social. E un po' per tirare le fila, i punti vendita, il brand ha necessità, è obbligato a stare su quel mercato. I punti vendita che non hanno le pagine social non resisteranno al mercato perché sono obbligati ad essere anche solo presenti in quel mercato. È un po' forte, l'alternativa è perire, ma più o meno negli anni sarà quello, nel senso che se non hai una presenza digitale, ve lo allargo un pochino di più, e non ti strutturi per dare una mano in maniera forte a livello digitale, l'alternativa è perire. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande sono a disposizione, se no ci trovate esattamente dietro al palco e siamo lì. Grazie, grazie mille a tutti.